L'ultimo volo dall'Afghanistan a Roma, Di Maio accoglie profughi, diplomatici e militari. L'Italia è il paese europeo che ha salvato più persone. Massima allerta per rischio attentati anche negli Stati Uniti. Raid USA con drone, uccisi due terroristi, tra cui la mente dell'attacco. Tensione all'aeroporto di Kabul, spari per disperdere la folla. I talebani bloccano gli accessi, ancora poche ore per le evacuazioni. Covid, oltre 6.800 contagi da settembre, Green Pass obbligatorio su treni e aerei. Speranza, da fine mese stop, quarantena da Regno Unito. 30 anni fa la mafia uccideva Libero Grassi, il figlio disse no al pizzo, l'esempio di chi ne ha raccolto l'eredità. Fine settimana di controesodo, traffico da Bollino Rosso su strade e autostrade, per molti rientro sotto la pioggia. Paralimpiadi leggendaria a Bebevio, oro nel fioretto e rivela ad aprile ho rischiato di morire a causa di una grave infezione. Altre medaglie per gli azzurri, due argenti e due bronzi nel triathlon e nel nuoto. Buonasera dal TG1, la missione Aquila Omnia è conclusa. L'ultimo volo Kabul-Roma è atterrato questa mattina a Fiumicino. A bordo profughi afghani, il console Claudi e l'ambasciatore Pontecorvo, che dice abbiamo fatto più del possibile. Ad accoglierli il ministro degli esteri Di Maio, che annuncia un piano per l'Afghanistan. Il ponte aereo italiano ha messo in salvo più di 5.000 persone. Giulia Serenelli e Giuseppe Lavegna.